Si presenta questa nuova stagione teatrale, quali saranno gli eventi di punta che la caratterizzeranno? Ma sono per noi un po' tutti eventi di punta, alcuni lo sono perché rappresentano dei progetti speciali come quello con il quale apriamo, che è appunto Il mio nome è Tempesta, altri lo sono perché sono dei grandi ritorni come Carosello per esempio americano, che è uno di quegli spettacoli sicuramente molto coinvolgente. Abbiamo tra le altre cose anche diversi spettacoli che sono legati a trasposizioni teatrali di tradizioni film, che penso a Obsetek per esempio, o anche interessante poi è Monjuvadia con il suo Moby Dick, che è un classico eterno che è passato attraverso i film, attraverso la musica. Ma insisto, direi che ogni singolo evento ha una sua caratterizzazione molto affascinante, anche quei monologhi come per esempio Alice nelle Fogne delle Meraviglie, che ha questo titolo molto accattivante, che è un piccolo monologo di grande gusto, è una vera e propria favola metropolitana moderna che ci porta a vivere le contraddizioni delle metropoli di tutti i giorni. C'è sempre un grande sforzo organizzativo naturalmente, perché non è facile intercettare ma soprattutto incastrare e dare coerenza tra le altre cose a un cartellone, perché naturalmente non basta semplicemente trovare una serie di eventi e metterli di seguito. Quello che è fondamentale è dare una narrazione, un'anima, e poi soprattutto lavorare naturalmente per una distribuzione anche cronologica degli eventi stessi, perché non siano concentrati in un particolare periodo della stagione stessa. Per cui sono le difficoltà di sempre, che noi però affrontiamo con grande entusiasmo, perché da agosto la domanda che ci sentiamo fare più spesso: quando si presenta la stagione teatrale? Questo vuol dire che abbiamo un pubblico fidelizzato, ma anche un pubblico nuovo che è interessato, che vede nella stagione del Teatro Savoia un appuntamento imprescindibile. Sì, è un atto molto importante, contribuisce a valorizzare in modo significativo il nostro territorio, la nostra città, la nostra regione. È un cartellone ampio che sono certo riscuoterà un successo molto molto importante. Beh sì, è sicuramente un volano di crescita, insieme al turismo sono due settori fondamentali. In un momento di crisi degli altri settori possono significare moltissimo per questa regione. Noi speriamo e siamo certi di poter valorizzare al massimo, anche attraverso eventi come la stagione teatrale, il ruolo della cultura e, perché no, implementare il turismo. Quali sono invece gli eventi di punta proprio di questa stagione? Bene, abbiamo diversi. Il cartellone è un cartellone complesso, si va dagli eventi che danno maggiore leggerezza a quelli più impegnativi da un punto di vista culturale. Sono entrambi momenti di una stagione che riscuoterà un successo notevole. Beh, assolutamente così. Dobbiamo attraverso la stagione teatrale convogliare il massimo delle persone e concentrarle sugli eventi che sono stati oggetto di attenzione per la stagione teatrale.